tu, ti eccomi qui per un altro video. È un vlogmas un po' diverso dagli altri, in quanto stamattina sono dovuta, tra virgolette, andare da Midworld a farmi prolungare la garanzia del computer che avevo già pagato quando ho preso il notebook. Solo che non riuscendo a farlo da casa, sono passata a Midworld per vedere se mi dà una mano a prolungare questa garanzia, solo che mi hanno detto che avrei dovuto portare anche la scatola del notebook. Averlo saputo prima me la tiravo dietro, però sarebbe stata, tra virgolette, un po' in mezzo, in quanto dovevo fare anche la spesa e quindi portarmelo dietro sarebbe stato difficoltoso. Allora, non vi faccio vedere lo spacchettamento dei vari calendari, in quanto adesso ve lo faccio vedere, qui, no? Che nel numero 21, che dovrebbe essere in teoria questa scatolina qui, ho trovato una Yankee Candle Tea Light rossa. Non vi dico che profumazione sia, perché sinceramente io con le profumazioni, è questa qui che ho trovato, non ci azzecco mai, quindi non chiedetemi quale sia, perché non ne ho la più pallida idea. Nonostante che li abbia, come posso dire, ho scovato quasi tutte, faccio fatica a riconoscere quale sia delle due. Nel calendario dell'avvento della Kinder, ho aperto il 22-21, che è qui, e ho trovato Babbo Natale, molto bello, e così con l'S lunga. Ho provato a usare l'app da farsi portare la spesa a casa e ho speso una bella cifra. Generalmente una cifra del genere spendo quando sono, tra virgolette, in giro con mio fratello e devo fare la spesa grossa, e non volendo disturbare mio fratello, in quanto lui è già da oggi in ferie fino mi sembra al 6 di gennaio, quindi ho provato a vedere se com'è l'app. Me la faccio arrivare il 23, poi vediamo se mi sono trovata bene o meno, in quanto ho visto che la spesa era gratuita se prendete alcuni prodotti della Findus, della Barille, quindi sapendo che con questi prodotti qui avrei, tra virgolette, avuto la spesa gratuita, ne ho approfittato, mal che vada, vediamo come se è fattibile per un'altra volta farlo. E quindi vediamo mercoledì. Adesso mio fratello è in giro con l'amorosa, quindi con questo è tutto. Proverò anche a fare un altro video di letture, video recensione di libri, che ne ho già finiti alcuni e ve li farò vedere. Alla prossima, ciao!